Sono le 9:10, io ora mi metto in moto per fare le mie cose, anzi, già sono in moto perché ho preso lo stentino, l'ho messo fuori e ci ho steso due lavatrici di panni, una bianca e una colorata. Per fortuna sono riuscita a farle stare tutte e due le lavatrici sopra lo stentino, perché stanotte quando mi sono alzata erano 1:30, 2, pioveva a dirotto. Pioveva anche stamattina alle 5, prima che se ne andava mio marito, pure pioveva. Ora diciamo che fino a un 4 ore, 20 minuti fa era nuvoloso, ora è uscito il sole, però ho paura. Ho detto vabbè, metto lo stentino con i panni sopra, casomai qualcosa lo rientro subito in casa, così non avrò problemi che si bagnano i panni e li dovrò rilavare. Che me quando piove sopra i panni io li lavo perché non li sopporto. Ho già alzato le sete in cucina perché ho già passato l'aspirapolvere in cucina, bagno e ingresso. Ora vado a spolverare la camera da letto così passo anche là l'aspirapolvere e poi ho già preparato il secchio per lavare a terra, per cui vado a spolverare la camera da letto, ci passo l'aspirapolvere e inizio anche a lavarci. Faccio proprio, diciamo, cose così così a coppa coppa, perché non mi piace in tempo, non ne sono sicura, ho paura che all'improvviso si possa di nuovo innuvolarsi, perché comunque oggi portava pioggia, per cui non voglio fare cose perché volevo comunque fare un po' di cose in più oggi, visto che grazie alla curetta che ho iniziato a fare lunedì con il molare e le gengive sto meglio. Anche per questo, questi giorni non ho vloggato perché mi faceva male la gengiva e il molare mi faceva male, per cui anche per questo non sono riuscita a bloccare intanto questi giorni, anzi non ho bloccato proprio. Lunedì andai in farmacia e mi presi l'antinfiammatorio apposta per intenti e ringraziando Dio sto meglio e ho deciso di bloccare. Per cui vabbè, detto questo, ora inizio a fare le mie cose in casa, perché se no chiacchio, chiacchio, chiacchio e non faccio più nulla. Per cui via, iniziamo a fare le nostre faccette domestiche. Ho fatto tutto in casa, ora vi faccio vedere anche cosa sta, diciamo, bollendo in pentola, cosa sto cucinando per me e per mio marito. Sto poi vicino al computer, qua tanto Ecicus, uccello mattutino, mattoniero, con Gianna la mano, almeno perché mi piace. Poi parla di una storia d'amore, poveretti che lui l'amore lo fa diventare un uomo geloso, possessivo, poi cambia, è una bellissima storia, mi piace. Comunque detto questo vi faccio vedere quello che so preparando. Per me ho fatto i
fagioli, perché io avevo scarole e fagioli, però non avendo la scarola in casa ho detto mi faccio solo due fagioli così con il sugo. E per mio marito funghi, che ci vado ad aggiungere dopo sempre un po' di pomodoro. Io dovrei mangiare la rucola con il pane di soia, ma non avendo né pane di secale né pane di soia, mi mangerò i fagioli con una o due calette di riso, perché avevo scaroli e fagioli, ma scarola non ce l'ho, la rucola non ce l'ho, per cui mi mangio i fagioli che ho fatto con un po' di succhetto semplicissimo e ho una o due calette di riso. Invece a mio marito ci faccio la pasta con i funghi che adesso si devono finire di cuocersi. Ecco la pasta per mio marito. Ci ho fatto queste qua, le lumachine, come si chiamano, con funghi e un po' di salsa, almeno metteva un po' di colore e anche un po' di sapore, ed è venuta buonissima. L'ho sacciata per vedere com'è, certo, l'ho sacciata per vedere com'è di sale, ed è venuta veramente buonissima, buonissima, buonissima. Veramente mi piace tantissimo, tantissimo come è venuta. Tra poco la impiatterò perché arriverà lui e mangiamo. Andiamo in macchina. Ora andiamo a fare un pochino di spesa. Se qualcosa lui ci pettola la ricotta, perché me la devo mangiare anch'io la ricotta, e prendo anche l'insalata per lui. Io mi dovrei mangiarmi la pietola, ma non ne ho voglia, per cui mi mangerò soltanto la ricotta. Dovrei prendere anche l'acqua per me perché è terminata, e poi andiamo a fare un giretto al centro commerciale Pegaso. Però vorrei mandare già che mi saccino a mia sorella, vedete se sta a casa, perché da molto tempo che non la vedo, per cui ci manterrei un messaggino e andrei un po' da mia sorella per tu caffè e a farci quattro chiacchiere, visto che da un po' di tempo che non la vedo, perché poi con mio socio in ospedale non è che abbiamo avuto la testa di andare da mia sorella, per cui oggi che siamo un po', diciamo, più tranquilli, ci vorrei andare. Lo vediamo dopo ho fatto la spesuccia, dopo che siamo andati al Pegaso. Andremo anche un pochino da mia sorella, per cui voi venite con me. Yeah. Ah, vi volevo accennare su una cosa, lo so che molti te parli solo di lui, parli solo di lui, non ti vergogni con tuo marito a fianco, non sono fatti vostri. Io accenno per le persone che lo stimano come lo stimo io a Gian Yaman. È arrivato a Cannes, è partito stamattina, erano le 11:30, è partito da solo da Roma per andare a Cannes. Il padre e il manager stanno ancora a Roma, partiranno o stasera o domani mattina il padre con il manager,
mentre lui è partito stamattina per andare a Cannes, è arrivato tutto bene, è super super orgoglioso, ha avuto anche lì un'accoglienza straordinaria come l'ha avuto qui in Italia, per cui super mi emoziono quando vedo che un attore turco che si punta lui addosso alle sue fan per farsi le foto, gli autografi e tutto quanto, per cui vi volevo aggiornare su questo. E ora andiamo, dove siamo andati prima? A Pegaso. Allora facciamo Pegaso, mia sorella e spesa. Capiti programma, prima Pegaso, poi te mia sorella e poi la spesuccia. Visto questi tossi, siamo andati a Pegaso, poi sono venuto un po' da mia sorella, ora sono quasi le 6:30, siamo andati al Sigma a fare un pochino di spesa, poi perché vado lì perché mi devo prendere l'acqua, che è l'unico supermercato, il Sigma, che la vita snella la trovo sempre a 2,70 euro, mentre altri supermercati la trovo sui 3,50 euro. A volte a Lidl, quanto sa l'offerta, che la trovo a 2,10 euro, 2,20 euro, vado là e ne pento 2-3 casse di acqua. Però la maggior parte non sta in offerta, per cui anche Lidl, quando non ce l'ha in offerta, la trovo sui 3 euro. Ve l'ho detto, l'unico supermercato che io trovo la vita snella sempre sempre
solito prezzo è al Sigma 2,70 euro, per cui ora corriamo al Sigma. Casa, qua ci sta anche Stella che sta facendo la e di qua sta Luna che sta facendo Stella la pazza perché non ci ha visto. Comunque mio marito si è preso questi panini Pro Toc che sono belli moppiti, io mi sono presa il pane Paoletto integrale perché oggi avevo le callette, però non le voglio perché sono un po' durette, avendo il problema alle gengive e al molare, voglio mangiarmi questo qua che è più morbido. Poi petto di pollo per domani sera, questo lo puoi mettere in frigo. Poi la bevanda di riso, questa qua di questo marchio qua, Vette Mio biologico. Che è biologico, è molto buona, a differenza di latte di riso di Eurospin che è sempre acqua. Quello di Eurospin è acqua, fa proprio pena. Questo qua è molto molto meglio. Aspetta che ti do qui il lattuccio per te, a mamma. Questo è il lattuccio per mio marito. Tieni a mamma. Poi, mio marito si è preso la ricotta Piachi. Sa un euro in offerta. E io mi sono presa le ricottine, perché me ne devo mangiare una di questa. Mi sono presa queste qua della Calpani Light, aspettate un attimo, sono 90 grammi alla confezione e io mi dovrei mangiarmi 120 grammi, però me ne mangio una sola. Questa è la mia spesuccia. Adesso mettiamo a posto, ceniamo e poi ci rilassiamo sul divano, per cui questo vlog io lo chiudo qua. Vi mando un bacio.
E ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Ah, logicamente ho comprato anche l'acqua che ora la vado a mettere in immobile. Ciao!